Oh, bene. Guarda, guarda quanti cari vecchi amici. Sappi che ti sto tenendo d'occhio, quindi ti avverto a non fare stupidaggini. Sì, sì, lo so, Lord Beerus, lo so. Non c'è che dire, quell'aureola ti sta proprio bene. Non starebbe male nemmeno a te, Vegeta. Se vuoi te la regalo, che ne dici? Scusa? Sta fermo, non dargli retta. Insomma, che cosa ti ho appena detto, Freezer? È vero, piantala. Comportati bene, è chiaro? Da te non prendo ordini, te l'ho già detto e non voglio ripeterlo. Goku, vero che resti in squadra con noi? Eh sì, tranquilli, lo tengo a bada io. Non c'è nessun altro che possa rimpiazzare Majin Buu. Yanko, è un vero peccato che tu non sia stato scelto per la squadra. Mi dispiace tantissimo. Già, dispiace tantissimo anche a me. Ci speravo proprio, sai. Scusate. Ora che finalmente siamo tutti qui, vi voglio spiegare in quale modo riusciremo a vincere. Quante chiacchiere. Quelli che si mostrano più forti vanno eliminati subito, tutto qua. Tu la fai troppo facile. Non c'è altro da aspettarsi da Vegeta. Conosco bene il suo modo di pensare. Possibile che tu non riesca a capire? Se l'universo verrà cancellato, i tuoi figli non ci saranno più. Non ci sarà più un futuro. Senti, basta, mettiamo una pietra sul passato. Ci serve l'aiuto di tutti se vogliamo riuscire a vincere e salvarci. Ha ragione, pensaci. Non abbiamo mai affrontato avversari così forti. Sì, va bene, per questa volta vi ascolto. Dunque, il torneo...